Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questa nuova diretta di Ordine Live, appunto una delle tante dirette che i nostri ragazzi, protagonisti, coprotagonisti, autori, adesso scopriremo appunto chi sono i nostri amici di oggi, hanno appunto progettato, programmato queste dirette per parlare del loro cortometraggio che hanno girato a scuola, nella scuola Berghiera Rosmini di Domodossola, nel primo quadrimestre e fortunatamente hanno concluso, insomma, completato a gennaio, prima che succedesse tutto questa pandemia. Oggi, appunto, come ripeto, abbiamo ospiti alcuni studenti, alcuni miei allievi del quarto anno dell'Alberghiero di Domo. Abbiamo Giulia Rampini, abbiamo Samuele Sailis e abbiamo Riccardo Boschi. Ragazzi, Buongiorno benvenuti. a tutti. Buongiorno. Ecco che piano piano ci stanno iniziando a seguire i nostri follower, a cui appunto chiedo, ovviamente anche da parte vostra, di mandarci i loro commenti. Grazie anche al prof. Cicalò che ci sta seguendo, i loro commenti, le loro domande. Per alcuni, voi siete solamente alcuni membri della troupe che ha girato il cortometraggio Ordine. Partiamo appunto da questo film, no? Chiederei, Riccardo, vuoi spiegare in breve, diciamo, la sinossi, ecco, il contenuto di questo cortometraggio? Per chi non lo sa. Certo, questo cortometraggio parla di due ragazzi che sono alla soglia della maturità e di cui uno è sicuro di quello che vorrà fare dopo la maturità, quindi è un ragazzo molto ordinato. E in più abbiamo l'altra protagonista che è molto combattuta, indecisa sul futuro. E questo percorso gli aiuterà a capire bene quello che vorranno fare, ma poi avremo delle rivelazioni finali con il protagonista che sarà un po' indeciso. Esatto, un film autoprodotto, un film appunto realizzato da noi, ci abbiamo messo circa 6 mesi, dall'inizio, dall'idea al termine, alla chiusura, diciamo, dell'ultimo pack, e oltre poi con tutto il montaggio, quello che è conseguito. E adesso appunto si sta, anche durante la pandemia, si è iniziato a lavorare appunto un po' una divulgazione del vostro lavoro. E speriamo appunto possa andare avanti bene, possa aiutare magari anche qualcuno, qualche ragazzo anche della vostra età, no? Perché la tematica, come ha accennato Riccardo, è abbastanza complessa. È un piccolo film, diciamo amatoriale, ecco, non siamo dei professionisti, non me ne vuole, per carità, ma appunto è stato fatto sicuramente con il cuore e con la passione che vi contraddistingue. Partiamo da alcune domande un po' random. Allora, prima di tutto, abbiamo iniziato con Riccardo. Riccardo, di cosa ti sei occupato tu dietro la macchina da presa durante le riprese appunto del film? Il mio ruolo era quello del microfonista, quindi io aiutavo il regista e il cameraman a posizionare i microfoni, quindi sui protagonisti e nei luoghi che erano definiti, e poi aiutavo magari con posizionare la telecamera, usavo il chuck e tutte queste cose, piccole cose che però davano una gran mano, se posso dire. Sì, attrezzista, appunto, mi ricordo che appunto preparavi tutte le videocamere, che attaccavi i cavi, la macchina dei microfoni, insomma, tutto è un lavoro molto delicato, no? Posizionare, mettere in bolla la videocamera, no? In effetti, tanti piccoli dettagli che alla fine ci hanno aiutato forse anche a migliorarci anche da quel punto di vista, chi lo sa. È stato sicuramente divertente e importante, ovviamente, il tuo ruolo, immagino. Sairis, invece, tu di cosa ci sei occupato, Samuele? Allora, io mi sono occupato dell'equalizzazione dell'audio nella sua correzione, ovvero sistemare gli alti e i bassi delle tracce vocali, aggiungendo sostanzialmente effetti ed Perché equalizzatori. non vediamo lo schermo che si muove, o meno, magari solo mio il problema.
Non ti vediamo parlare. Io mi Samuele. vedo muovere, però vedo anche a lei vedo muoversi. Gli altri vedono, lo vedete? Sai di visto che si muove? No, lo vedo fisso. Ah, Ecco, sai cosa, aspettate. Felix? Prova un attimino a uscire e a rientrare, così ci vediamo con te, approfondiamo meglio. Ora mi vedete? No, no, sei sempre Ok. fisso. Esci direttamente e rientra nella nostra Arrivo, diretta. arrivo. Così possiamo approfondire con lui il lavoro appunto che ha fatto sull'audio, che ovviamente è fondamentale, no? Insieme al video, che appunto l'audio che appunto ha avuto un inizio, diciamo, di preparazione ovviamente con il lavoro di Riccardo, con i microfoni, eccetera, e poi dopo lui si è occupato appunto del mixaggio, insomma, dell'audio. Mentre Giulia, insieme ad Aurora, che oggi purtroppo non c'è, ma appunto la incontreremo un'altra volta, si è occupata appunto, ha fatto la cosiddetta assistente di produzione. Quando abbiamo appunto lavorato sulla preparazione, sull'idea di quali festival partecipare. Attualmente siamo candidati a vari festival. Vuoi ricordare un po' a tutti i festival a cui stiamo, insomma, come film si è partecipato in questi mesi? Ecco che adesso vediamo Ok, Sairis. mi vedete? Sì. Mi vedete muore? Adesso mi spiace Sairis, ma parlo con la Giulia, mi spiace. Andiamo avanti con lei. Esattamente. Beatrice, mi potrebbe rifare la domanda, per favore? Sulla questione appunto dei festival. La tua opinione sui festival a cui insomma già il cortometraggio ha aderito e quali magari potrebbero esserci una tua idea su questo. Ci siamo comunque sia dati da pari, appunto io e l'altra mia, una delle socie di Collega. lavoro, esatto, appunto a impegnarci sul fatto di far vedere a tutto il mondo, a dare la possibilità di vedere appunto il nostro film realizzato nel nostro istituto alberghiero. E lo ritengo, sono contenta che siamo arrivati fino a qui e soprattutto quello che abbiamo creato tutti insieme, perché le fondamenta sono molto importanti. E non lo so. Dopo ti faccio un'altra domanda, preparati. Sailis, appunto, tu sei un ragazzo che è appassionato della produzione di musica, no? È per quello che ti abbiamo scelto nei provini, perché abbiamo fatto dei provini e vi abbiamo scelti un po' in base alle vostre conoscenze, competenze, insomma, al vostro pregresso anche personale, in qualche modo. Sì, assolutamente. Da quando ho 12 anni che cioè mi sono immerso in questo mondo molto, molto fantastico della produzione di musica. Ho sempre voluto fare della musica un qualcosa di mio, sin da quando ero appunto piccolino. È tipo non un'ossessione, ma un qualcosa di simile. Proprio io non riesco a stare senza musica. E dunque, da questa piccola ossessione è nato ciò che sono adesso. Sono praticamente 8 anni che faccio questo, faccio il produttore di musica e voglio portare avanti questa strada, questa passione che mi sto portando ormai dietro da 8 anni. Ottimo, ottimo. E tu Tu come che hai sei? lavorato nella realizzazione appunto della preparazione dell'audio, del montaggio del film? Come che lavoravi? Come che ti sei organizzato? Allora, ricevevo le tracce audio che mi mandavano. Prima le ripulivo tramite un software che si chiama Audacity. Riducevo i rumori di fondo. Dopodiché usavo la mia DAW, che non è altro che una Digital Audio Workstation, ovvero il programma che uso per fare musica, e da lì impostavo l'equalizzazione, gli equalizzatori, magari dei piccoli effetti da dare alla voce, ma proprio una cosa leggera leggera, in modo che suonasse meglio, e regolavo i decibel della traccia audio in modo tale da che non sforassero i meno 3 decibel, poiché se sforano i meno 3 risulta fastidioso all'orecchio. No, 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 no. E Fa.
È un lavoro che sfortunatamente, cioè sfortunatamente e fortunatamente richiede pazienza, tempo e tante ore. Ormai, tanto essendo abituato, comunque appunto da 8 anni, non percepivo questa stanchezza. E stavo sveglio, mi ricordo, fino all'1, alle 2 di notte, con le casse accese, le cuffie, il telefono, iPad, cuffie con cavo, wireless, perché ogni device sostanzialmente ti fa sentire una cosa diversa, un suono diverso, Vero, e quindi vero, doveva sembrare simile. vero. Cioè, Riccardo, impossibile. un'altra domanda per te, che appunto hai vissuto rispetto forse di più a Samuele e a Giulia, il set, no? Qual è stata la scena più bella secondo te che abbiamo girato, senza troppi spoiler, e qual è la scena più difficile? Allora, la scena più bella e anche stata la più divertente perché ci abbiamo messo tanto, credo sia stata quella fuori nei gradini, che l'abbiamo ripetuta molte Guarda che si volte. vede anche nel trailer. Sì, dove c'è stati molte, cioè è inciampato tante volte, possiamo dirlo, e quindi ci abbiamo messo tanto, ma è stata anche divertente. Invece la scena più difficile, secondo Una me, delle prime, quella lì, mi sembra. sì, è stata la seconda, mi sembra. Invece la più difficile, più che altro per protagonisti, è stata quella in teatro. Anche lì ci abbiamo messo tanto, però credo che sia uscito un bel risultato. Sì, perché appunto diciamo che ci sta seguendo, c'è una scena in teatro in cui il protagonista fa un discorso, deve fare un discorso pubblico e come argomento tratta le scelte, no? In effetti non è facile tenere a mente che tutte quelle parole, anche noi starci dietro, insomma, eravamo lì a incoraggiare, la questione, no? Mi ricordo appunto anche voi, tu, Gioele, che non c'è qua oggi, ma appunto che è stato aiuto regista appunto a lavorare su queste tematiche, su questo aiuto, sostegno sulla macchina da presa. L'avete veramente preso, non perché appunto siete qua, ma lo dico sempre a tutti, avete preso questo lavoro davvero come un grande impegno, l'avete portato a termine veramente nel migliore dei modi possibili, ci avete sempre creduto e l'avete fatto vostro. Ci sono appunto dei momenti durante le riprese che ricordo piacevolmente in cui si vedeva proprio che eravate entrati proprio nella parte della troupe con una vostra idea, eccetera. Questo è sicuramente sono quelle cose. È stato un progetto, io lo dico spesso, che un po' ci ha aiutati anche a magari anche a velocizzare la nostra crescita, a imparare cose nuove, a conoscerci in altro modo, anche in maniera un po' alternativa rispetto alla normale conoscenza, diciamo, di scuola, di classe, eccetera. Ci siamo presi delle libertà, grazie anche alla nostra scuola, ai nostri colleghi, che ringrazio anche i miei colleghi, di poter girare sostanzialmente quando volevamo, ovviamente rispettando le lezioni, ma con un buon movimento, un buon margine di manovra che ci ha portati anche non solamente all'interno della scuola, perché il film è girato nel nostro istituto Collegio Rosmini di Domodossola, ma anche al Calvario, Sacco Monte Calvario, in piazza Domodossola, in piazza Mercato, dove appunto questi sono i tre grossi, no? Set, diciamo, principali. Ecco, un'altra domanda, questa qua appunto la rivolgo a tutti e inizierei appunto da Giulia. Voi avete appunto avuto diciamo il privilegio, se vogliamo, essendo parte dello staff tecnico, di vedere il film in anteprima, no? Prima che poi succedesse tutto questo, no? Cos'era? Il 31 di gennaio, mi pare, che con voi e un gruppo ristretto di docenti l'avete visto per la prima volta su uno schermo abbastanza grande, non al cinema, ma nel nostro collegio, in aula di fisica, e lì avete appunto potuto vedere il montaggio completo e quindi tutte quelle scene che abbiamo girato anche senza un ordine, l'ordine era dettato da un aspetto organizzativo, no? Sostanzialmente, ecco, avrete sicuramente vissuto, l'avrete visto insomma con vari, sotto vari punti di vista, eccetera, no? Ecco, vorrei chiedervi, partendo appunto da Giulia, quali sensazioni hai provato nel vedere il film? Cosa ti ha dato, cosa ti ha lasciato quella visione? Nel vedere
film mi ha fatto capire di non smettere mai di credere nelle cose in cui magari ti chiedi ce la posso fare, riesco a portarla al termine. Mi ha fatto appunto riflettere anche tanto sulla vita, anche non solo a scuola, nella vita privata e in tanti concetti. Insomma, è abbastanza sì, anche a noi. Voi magari tu dici, beh, ma noi siamo giovani, ci ha mai aiutato anche noi, tra virgolette, meno giovani. Io non mi reputo un vecchio, per amore di Dio. Nessuno è mai vecchio finché ha dei progetti, no? Appunto, non sono una persona di magari di 50 anni, però comunque anch'io ho, grazie a voi, grazie al vostro lavoro, potuto crescere continuamente, no? Alcuni miei punti di vista, e sono contento di questo. Riccardo, invece, cosa dici tu? Quali sono state le tue sensazioni nel rivedere quel film? Ma assolutamente ho provato felicità perché devo dire che è uscito un bel cortometraggio. Te lo aspettavi così? Sì, ma io sono un po' pessimista, quindi dicevo, mi aspettavo qualcosa di non così bello a volte, ma invece devo dire che è uscito molto bene. E mi aiuterà di sicuro perché comunque io a volte rimango in dubbio, ho delle domande sul mio futuro, ma credo che riguardarlo mi abbia dato una mano. Sì, come diceva anche la Giulia, credere in noi stessi. Mentre Sailis. Allora, che sensazione ho provato Sì, nel durante rivederlo, lo immaginavi il così, lo aspettavi così. Sinceramente, sì, io me l'aspettavo così, però sono rimasto molto sorpreso perché comunque non sembrava neanche girato da noi, ma sembrava girato comunque da una troupe, cioè Esperto. semiprofessionista, semiprofessionista, no? E quindi mi sono davvero sorpreso del bel risultato che è uscito fuori. Sinceramente, la sensazione che ho provato è stata quella di gioia, ma tanta. Ero molto felice e lo sono tuttora e sono contento del percorso che. Di questo piccolo percorso che abbiamo intrapreso tutti noi insieme. Vediamo se riusciamo a recuperare l'immagine di Riccardo. Le connessioni, abbiate pietà. Ecco qua. Ho problemi con il wifi. Tranquillo, siamo tutti sulla stessa barca. E, a proposito, no, appunto, dopo semmai torno con un'altra domanda, però voglio proporvene un'altra prima. Rilanciando un attimino quello che avevate detto voi, un po' tutti, no? Il film vi ha aiutato a farvi riflettere, no? Avete detto, avete già accennato voi, no? Sulle vostre scelte, eccetera. Volete parlarci magari un po' di questo? Entrare un po' più nello specifico di questo aspetto. Cosa magari vi ha fatto di più riflettere? Una frase che è stata detta, un approccio, la totalità? Senza svelare troppo, per carità. No, No, scherzo. stavo facendo prima, nel senso sul riflettere, cioè riflettere sul fatto che non bisogna mai smettere di credere in se stessi, cioè realizzare un film, cioè un cortometraggio, mi scusi, a 18 anni, 19 anni non è una cosa semplice, non è da tutti trovare il giro Siete con impegnati bene, siete esatto. impegnati bene. È stato un lavoro, non abbiamo neanche più conteggiato in effetti le ore, abbiamo iniziato a conteggiare le ore e poi dopo ci siamo persi nel marasma organizzativo, no? Perché in effetti forse erano talmente tante. È appunto una cosa che rimarrà per voi, rimarrà per gli altri, no? E speriamo appunto di poterlo condividere e distribuire nelle scuole e anche in altri contesti, se lo vorranno, da ottobre a in avanti, quando magari ci sarà una parvenza di normalità, chi lo sa, in questo periodo storico. Una domanda che va, diciamo, un po' oltre, però rimaniamo sempre dal punto di vista dei
dei film. Il vostro film preferito? Sempre io. Sì, scusa, non iniziamo del signore. Ted e Ted 2. Il mio film preferito è il Titanic. Fantastico, James Cameron, 1997. Colossal, perché? Perché anche lì mi ha sempre colpito la scena finale, che l'amore va, non si ferma mai, nel senso, fino all'ultimo le due persone sono riuscite a stare assieme, nel senso che è la storia d'amore. Hanno superato una aspetti, come si dice, una non mi viene la parola. In quel caso lì è un dramma, veramente, perché è una tragedia in quel caso. Una brutta esperienza, però l'amore, cioè, nonostante l'amore, nonostante le forze, eccetera, eccetera, sono riusciti comunque sia, tra virgolette, uno dei due protagonisti a salvarsi, ecco. Certo, sì. E ovviamente il parallelismo, diciamo, con il nostro film è un po' forse eccessivo, per carità, però te lo concediamo. È chiaro che il nostro film magari non si parla di amicizia, di condivisione, però ecco, Infatti. la scena finale a te è stata una di quelle che è piaciuta di più nel nostro film, no? Proprio per questo, forse, per questo concetto che alla fine bisogna credere, andiamo avanti, perché no, il film appunto porta questi ragazzi, questi due protagonisti, forse due colleghi, insomma, compagni di classe, Sara Spadone e Lorenzo Forni, che abbiamo già imparato a conoscere, appunto, beh, alla maturità, no? Li porta alla maturità. E, mentre appunto Samuele, un tuo film preferito? Ted e Ted 2. Fantastico, non l'ho mai visto. Di cosa che parla? Racconta di un'amicizia tra un bambino e un orsacchiotto di peluche. E durante la notte di Natale, diciamo, prende vita e diventa il miglior amico del ragazzino e racconta un po' della loro crescita, della loro storia. Però è un film con la classica comicità l'americana, quando si svolge poi nel futuro, quando loro comunque sono grandi e vivono insieme, fanno spaccare e fanno anche azioni abbastanza un po' indescrivibili da dire, proprio da dire in diretta. Però appunto è la classica comicità americana. Ok, no, ti piace appunto il comedy? No, beh, ci sta. Vediamo appunto adesso invece il film preferito, se ce n'è uno, magari ci sa anche di più, per amor di Dio, di Riccardo. Ma non ho un film preferito perché guardo tantissimi film, ma nessuno mi prende tanto. Cioè, sì, bello, ma non trovo un fine a volte. E, mi piace soprattutto non per il film, che è strutturato davvero bene, ma per gli effetti speciali, che è la trilogia dei Jurassic Park. Ah, beh, mi Che spiego. devo dire che hanno degli belli effetti speciali per essere degli anni 90 comunque, perché tutti e tre sono del 90, 93, mi sembra, fino al 97. Sono molto belli. Beh, a me piacciono tanto. No, insomma, anche io appunto concordo, poi ci sono grandi registi anche dietro, insomma, avete ovviamente proposto alcune. Volete che ve ne dica uno io? Anch'io, in effetti non è che ne ho uno, ne ho di più, più di uno. Poi dipende anche il film, vanno bene certi film ad essere visti in certi contesti, in certi momenti anche della vita, in altri magari no. Magari lo stesso film lo riguardi in vari momenti della vita e ti lascia anche delle cose differenti, delle sensazioni, penso che delle questioni differenti, eccetera. Però io, beh, preferisco il genere più che altro drammatico, infatti non sono corto più o meno. Ma al di là di quello, no, in realtà non è che finisce male, no, per carità. Ma credo che uno dei film che abbiamo anche, e non so se ve ne siete accorti, ma nel caso lo dico adesso a voi e a chi ci sta seguendo, abbiamo anche un po' voluto omaggiare, tra virgolette, con una scena del nostro film, che è una scena che abbiamo aggiunto, che non era neanche contemplata nel copione iniziale.
nella sceneggiatura, diciamo, se vogliamo iniziare. Ed è appunto una scena legata, ispirata a un grande classico, L'attimo fuggente, con Robin Williams. Non so se l'avete già visto, immagino di sì. Infatti ci siamo un po' ispirati a quello. Non so se c'è una scena, no, nel vostro cortometraggio in cui appunto si vedono delle facce, no, delle fotografie di maturandi, di ragazzi che sono passati prima. Ecco, c'è una scena anche con tutta l'umiltà del caso, per carità, che non ce ne voglia, però appunto abbiamo voluto un po' omaggiarlo attraverso questa piccola scena che abbiamo inserito, no? E poi c'è anche un'altra cosa, c'è anche un testo che avete girato, voi avete girato una scena, l'avete fatto voi, tu, Riccardo e Gioele, in cui avete, prima della scena finale praticamente, il pubblico scoprirà che ci sono una serie di materiali di studio su un tavolone, no? E lì sopra ci abbiamo inserito anche una poesia che è protagonista anche quella di quel film con Robin Williams. Diciamo che sono quei film, secondo me, un po' di passaggio, quei film che vanno bene ad essere visti nella vostra età e che lasciano continuamente, sono quei classici, ecco, ma anche Titanic è un grande amo, così come Jurassic Park. Insomma, non lo sapevo, appunto, io avevo, no, prima, in preparazione di questa chiacchierata, dicevo, adesso vi chiederò magari queste cose qua indicativamente, e non sapevo appunto cosa mi avreste tirato fuori. Sono contento di queste vostre proposte, perché me li guarderei tutti, tutti i vostri, tranquillamente, quindi non c'è. Siamo pari. Siamo sullo stesso livello, assolutamente. E un'altra cosa interessante che vorrei chiedervi, questa magari è un po' più complessa, stiamo iniziando a vedere un po' di sole, sia fisicamente sia metaforicamente. La fase di lockdown, speriamo, sia solo un brutto sogno, una cosa che rimarrà ovviamente come una cicatrice nelle nostre vite, potremo raccontarla. Speriamo appunto di non ritornarci, naturalmente, se i comportamenti saranno corretti di tutti noi. Avete imparato qualcosa da questi 2 mesi di chiusura, insomma, in casa, di didattica a distanza piuttosto che di lettura, non lo so. Avete imparato qualcosa da questa fase di lockdown? Giulia, iniziamo da te, sì. Assolutamente sì. La prima cosa che ho imparato fin da subito è innanzitutto la libertà. Vediamo, Importante magari la che libertà. abbiamo fatto qualcosa, invece non è assolutamente così, nel senso che siamo passati magari dal uscire tutti i giorni a non uscire più. E un altro fattore è vivere la vita sempre al meglio, giorno per giorno, Sì, mai cercare di cogliere in ogni attimo qualcosa. ecco, mai rinviare le cose domani. Giusto, Sì. giusto. E soprattutto anche le persone vere che hai accanto nella vita, che sono quelle che magari un messaggio al giorno ti dicono come stai, che cosa fai. Samuele? Allora, sicuramente ho imparato una cosa molto importante, ovvero il parrucchiere. Perché non l'ho sentito? Non l'ho sentito. Ho imparato una cosa molto importante da questo lockdown, ovvero che non posso fare il parrucchiere. Ah, no, è un lavoro anche quello lì, insomma, non. Diciamo. Ah, parte gli Prego. scherzi, Una categoria parte. fondamentale sono anche loro. Eh sì, a parte gli scherzi, no, ho imparato a gestirmi il tempo, a organizzarmi la mia giornata anche se sono rinchiuso in casa. Comunque le video lezioni, nel senso, non erano e non sono troppo scomode, non prendono troppo tempo, sono regolari, abbiamo il nostro tempo di pausa e tutto. Poi dopo le video lezioni metto a produrre, gioco, oppure
chiacchiero con dei miei amici a distanza, che adesso fortunatamente finito tutto questo potrò vedere e stare a un metro, a abbracciare da un metro di distanza. Sì, no, in effetti è una nuova normalità, il trovare una nuova, ma noi ci dobbiamo essere resilienti, dobbiamo riabituare, trovare continuamente delle alternative. Poi, insomma, ce la faremo, secondo me. Bisogna ovviamente, come diceva Giulia, vivere bene ogni momento e essere positivo, cercare di esserlo sempre, no? Io immagino. Tu cosa ne pensi, Riccardo? Qual è la tua opinione? Ma sicuramente, come diceva Samuele, ma credo che un po' tutti hanno dovuto riorganizzare la loro giornata tipo. Io ho fatto molta fatica, infatti il primo mesetto l'ho passato da video lezioni a di nuovo sdraiarmi sul letto e giocare. E solo che dopo un po' capisci veramente che, come si può dire, io prima della chiusura del lockdown passavo principalmente quasi tutto il mio tempo fuori casa, perché uscivo, scuola, allenamenti, quindi passavo molto poco tempo in casa. E ho riscoperto comunque, stando in casa, che ci sono anche i miei genitori e comunque abbiamo parlato sempre molto di più rispetto a prima, che magari loro lavorano. Tornano a casa tardi e si dice ciao, ciao, poi buonanotte perché non... io ero stanco, andavo a dormire e anche loro. Invece abbiamo riscoperto, secondo me, un altro valore che è la famiglia, stando molto vicini. Certo, io ho fatto sempre questo esempio a scuola, quando faccio lezioni. Porto sempre l'esempio di Michelangelo Buonarroti, che appunto affermava questa cosa: creare un capolavoro, insomma lui creava, no, la Pietà, il Mosè, insomma tutte queste grandi e importanti sculture che ci invidia tutto il mondo. Ecco, lui diceva che per creare un capolavoro, no, come lui, come il suo, no, una statua piuttosto che una scultura generale, generica, gli bastava fare una cosa: togliere il marmo in eccesso, no? Togliere praticamente il superfluo. Io ho sempre preso a prestito, insomma, questo insegnamento, perché lui appunto diceva che nel blocco di marmo lui già vedeva la scultura, non la vedeva, e quindi toglieva quel che non serviva. Ovviamente è un concetto che io lo vedo anche dal punto di vista nostro di vita, secondo me. Io lo porto sempre a scuola come esempio, dicendo: togliamo il superfluo e concentriamoci sul nostro capolavoro, su noi stessi sostanzialmente. E credo che, ma ditemi appunto se sbaglio, che questo lockdown ci ha fatto capire le cose, appunto, ci ha fatto vedere plasticamente alcune cose che erano superflue per vivere e che magari le stavamo facendo perché magari ci potevano aiutare nello svago, ma quello allora non è superfluo. Ce n'erano altre che magari in effetti le facevamo, o delle perdite di tempo che noi no? Mettevamo in pratica così, che appunto potevano essere forse risparmiate. Voi cosa ne pensate su questo? Assolutamente d'accordo con lei. Mi siete accorti che state facendo delle cose magari che non servivano? O che magari non facendole potevate essere comunque, anzi, magari migliori? Non so di cui. Risposta difficile. Chiaro Sì, che ma un ragazzo di 18 anni, 19 anni, dire togli il superfluo, uno dice: ma cos'è il superfluo? No? Per dire vivo la vita, vivo tutto, no? In realtà io dico sempre che l'età adulta si diventa grandi, si diventa adulti quando si inizia a scegliere e a togliere alcune cose e ci si concentra su altre, no? Su alcune cose di maggiore responsabilità, eccetera, perché finché sei più giovane è chiaro che ci si prende libertà, no? Di fare tutto, di provare tutto, ed è giusto che sia così. Però delle volte forse non si è performanti, perché magari si vogliono fare tante cose, se ne fanno tante, e non ci si concentra veramente su quello. Io lo dico sempre, magari delle volte, poi magari sbaglio, ditemi voi cosa ne pensate, magari si fanno si studia poco, perché magari si fanno troppe altre cose.
quando magari in realtà lo studio è la cosa fondamentale su cui dovete concentrarvi, perché il vostro risultato non è magari, che ne so, la partita di calcetto della domenica, ma dovrebbe essere l'esame di maturità. Forse, ecco, anche a me mi ha aiutato molto a focalizzare nuovi obiettivi. Una volta che focalizzi l'obiettivo, dopo è chiaro che trovi la strada giusta, la organizzi in base a come sei tu. Però ecco, il concetto di superfluo, tu cosa ne pensi di questo concetto, Riccardo? Ma è superfluo, credo che io avevo molte cose che erano superflue e non, però le tenevo, cioè Anche perché il tempo è quello che conservire. preferivo fare quelle piuttosto che altro. Magari prima del lockdown preferivo uscire di più con gli amici piuttosto che studiare di più. E invece adesso preferisco studiare di più e magari fare meno videochiamate con i miei amici. Preferisco avere un buon risultato dall'altra parte che mi potrà dare una mano in futuro. Sì, anche perché gli amici dopo ci saranno sempre, non è che li abbandoni. Bisogna, forse ci ha aiutato un pochettino, magari non tutti, però penso voi, appunto, da cosa ho sentito, un attimino a riequilibrare, no, alcune cose, a riorganizzare. Da una parte è stato un dramma, no? Un periodo drammatico, ma forse è stato anche un momento di pulizia. Pulizia mentale, no? Di riordino un po' della società, si spera. Adesso vediamo appunto come sarà questa ripartenza, no? Se sarà una ripartenza tale quale prima, o se invece ci saranno delle, al di là degli aspetti appunto sanitari, sicurezza, ma anche la pulizia della società, delle persone, se appunto ci sarà anche da parte nostra, insomma, una maggiore consapevolezza anche, non so, di certe tematiche ambientali, che era già il tema dell'ambiente, era già un tema importante del 2019, no? Però appunto la salute, il rapporto con gli altri. Bisogna vedere appunto anche, secondo me, cosa il vostro settore potrà fare per aiutare questo cambiamento, perché l'ospitalità è un concetto basico, no? In una società che si deve basare sulla condivisione, sulla socializzazione e sui rapporti umani, no? Io immagino. Cosa ne pensate? Sì, penso che comunque, cioè, alla fine dà ragione a lei, anche se magari, nel senso, nel mio caso, c'è un attimo su da pensarci a cosa è superfluo e a cosa non lo è, ma mi riferisco, cioè, parlo comunque non a livello generale, ma sul fatto scegli o tra 100% musica o 100% sala e bar, cioè cameriere. Perché entrambe le strade ti portano a qualcosa, chi prima, chi dopo, però ti portano lo stesso. Ci vuole pazienza, però allo stesso tempo non puoi neanche star fermo di dire ok, aspetto questo o quest'altro. Cerco di darmi una mossa. Certo. E no, è chiaro, poi voi appunto siete nel bel mezzo, adesso l'anno prossimo sarete in quinta, siete nel bel mezzo del film, del vostro film, che appunto l'avete girato voi di quarta, ma in realtà parla di una quinta, quindi avete già in parte vissuto un po' quello che potrà essere il domani, no? Io no, l'ho detto in alcune occasioni, secondo me quel vostro corto non parla di adesso, parla dell'anno prossimo. Letteralmente, perché ovviamente letteralmente abbiamo ambientato una quinta ipotetica, comunque di finzione, un film di finzione, ma secondo me alcune cose dovranno ancora succedere l'anno prossimo. Perché appunto le vivrete, sarete più grandi di un anno, sostanzialmente. A proposito, mi allaccio solo a quello che diceva Samuele adesso, no? Sulla questione della cosa superflua, cosa togliere, eccetera, per trovare una propria via, anche voi mentre state crescendo, dovete trovare la vostra via, fare le vostre scelte, no? Come protagonisti del vostro corto. Vorrei un'opinione veloce vostra su questa frase. Le persone fanno sempre la migliore scelta di cui sono capaci in quel momento. Avete sentito? Me la ripeto. Le persone fanno sempre la migliore scelta di cui sono capaci in quel momento.
nel senso che in quel Perché alla momento lì fine... Ah, sto parlando. Prego. adesso mi sono persa, forse sì. Nel senso che fanno la scelta migliore in quel momento perché secondo loro è quella, giusto? No, volevo appunto sapere cosa ne pensavate di questa frase, no? Le persone fanno sempre la miglior scelta di cui sono capaci in quel momento. Cioè, io scelgo in questo momento di fare una cosa, di diventare qualcuno, che ne so, di fare una cosa, in virtù di quello che so adesso. Non è facile essere persone che prevedano cose che non si sanno. E infatti, appunto, voi siete proprio nei momenti clou in cui state per uscire nella vita, no? Ed è questo uno dei momenti più belli, no? Dove finisce tutto e dove inizia tutto, no? In cui appunto dovrete fare queste, prendere definitivamente delle scelte che in realtà magari non saranno mai definitive, come appunto lo dice, no, lo slogan del nostro film, no? Le nostre scelte sono sempre definitive. No, probabilmente no. Anch'io non mi ero mai, non mi sarei mai aspettato di fare il docente, no? Io avevo studiato per altro, ok? Però appunto la vita chissà dove ti portano. C'è anche una cosa che viene detta da protagonista, siamo gli incontri che facciamo, no? Cosa ne pensate, Riccardo? Cosa ne pensi di questo? Credo proprio di sì, anche sul fatto della frase che aveva detto, credo che se in quel momento devi prendere una decisione, non ce n'è una sbagliata o una giusta, perché magari tutte e due ti porteranno a un nuovo obiettivo che può essere anche quello giusto. Non credo che ci sia sempre per forza una giusta e una sbagliata. Se te prendi quella decisione, vuol dire che in quel momento hai fatto bene e ti sentivi di farlo. Esatto, anche perché un domani che sei da una parte o dall'altra, per dire tu hai fatto bene, non saprai come è andata, come sarebbe andata dall'altra parte, puoi solo immaginarlo. Assolutamente. E, per ritornare un attimino a chiudere il cerchio, come diceva Giulia, vivendola anche giorno dopo giorno, la vita, no? Organizzandosela, però io immagino, non vivendo solamente la giornata, ma penso che appunto volevi dire questo, la si può naturalmente evolvere in virtù anche di come evolviamo noi. Facendo le cose che piacciono sostanzialmente e facendole bene, no? Ragazzi, voi appunto avete lavorato tantissimo a questo film insieme ad altri vostri colleghi e credo che si vede, lo potranno vedere i vostri spettatori e chi ci sta seguendo, potranno vedere appunto quanto di questa passione che avete nella vita, appunto, insomma, quanta passione ci avete messo, insomma, la si vede in quello che è stato fatto, nell'inquadratura, nell'audio, nell'organizzazione, insomma, c'è stato un lavoro abbastanza importante. Chi l'ha già visto, quei pochi che l'hanno già visto in esclusiva, diciamo, hanno proprio notato queste cose. Quindi complimenti per il vostro lavoro e appunto nelle prossime dirette vedremo di incontrare altre persone, anche amici, ospiti. Per appunto aiutarci tutti insieme a traghettare fuori da questa fase appunto di pandemia verso un nuovo futuro anche il nostro film, ma non è solamente il film, siete voi, sostanzialmente siete voi che stiamo traghettando. Io sono contento appunto di essere qui con voi a fare questo, a traghettarvi verso appunto il vostro futuro sostanzialmente. Ragazzi, è stato un grande piacere. Anche per me. Oggi Grazie a lei, Matt. vi auguro una buona serata. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito e che ci seguiranno, perché appunto il video si potrà vedere anche sul canale YouTube dell'Alberghiero Rosmini e rimarrà ovviamente qui su Facebook. Seguiteci, seguite Ordine Short Film su questa pagina oppure sul sito alberghierorosmini.it/ordine-short-film. O in alternativa, se vi piace Instagram, siamo anche là, Ordine Short Film, con video, foto e dirette anche lì. Ragazzi, una continuazione di didattica a distanza, ormai abbiamo imparato come si fa, siamo diventati dei maestri, no? E quindi niente, buona serata a tutti e grazie a chi ci ha seguito. Grazie anche Arrivederci. a lei. Arrivederci. Arrivederci a tutti.